nel 1997. E hai fatto l'assessore, quindi hai partecipato alla giunta di questa città. Hai avuto un dicastero, consentimi questa licenza, importante, non scelto dal sindaco, dal grande sindaco Marico Di Giuro, ma scelto da te. Tu hai scelto il nome, hai scelto il dissolvimento dell'ovvio. Mario ti aveva dato la cultura, tu hai declinato la cultura e hai preso il dissolvimento, che è stato straordinario. Tra l'altro ti posso dire, sindaco, che questa cosa è rimasta storica, perché qualsiasi conferenza, manifestazioni, io ne faccio tante, chi mi presenta inevitabilmente dice: stato assessore al dissolvimento del nome a Soveria Mannelli, perché è una cosa che colpisce molto. E poi ti saluto con affetto per un altro motivo. Io sono molto legato a Mario, non lo sono tutti, e ho visto Mario che è molto legato a te. Quando ti ha salutato si è commosso quasi. Ed è il motivo per cui veramente ti ho accolto con grande piacere. Poi ti devo dare assolutamente questa cosa che ti ricorderà per sempre di Giovanni Mannelli, che è praticamente il decreto di un allora sindaco sconosciuto di un paese nel centro della Calabria, di nome Mario Caligiuri, che ti nominava assessore al dissolvimento dell'ordine. 97, vorrei che lo portassi con te. Lo porterò con me. E questi sono soliti ricordi, i bollettini di guerra. Che sono straordinari. Questo lo ricordi. E questi ti do gli amici che sono presenti, che sono straordinari, sono molto belli. I bollettini di guerra. I bollettini di guerra. Sanzi, tutte le do a te, a Peppino e a Torino. Ok. Il prefetto fece qualche storia per lavori pubblici, igiene, c'è il dissolvimento dell'ordine, cosa da pazzo. Beh, sindaco, io, a parte la mia felicità di essere qui dopo 20 anni, in una situazione per me anche più bella, perché ero qua un po' agitato, un po' solo, e in fondo anche senza speranze di un futuro. Adesso mi ritrovo con una famiglia bellissima, 2 bambini piccoli, ottimista e pieno di gioia. Soveria Mannelli però a me aiutò molto, proprio per darmi il senso anche del servizio pubblico, della partecipazione a una vita di una città, di una comunità più che di una città, che seguiva con entusiasmo il suo sindaco prima di tutto e quello che facevamo, cioè per dare iniziative, per dare slancio e vita alla comunità. Devo dire che fu un'esperienza straordinaria, la mia unica esperienza di potere politico, se così si può dire, che ho esercitato con gioia, che non poteva che essere breve, perché era, come dicono gli americani, una candela bruciata da due lati, cioè ce l'ho messa tutta per un mese ed era giusto che finisse rapidamente, ma è ancora più giusto, ancora più bello che duri ancora dopo 20 anni. E io, se mi inviterete, fra 20 anni sarò ancora qui a vedere quanto è migliorata questa mia città. Grazie, vi ringrazio, grazie. Grazie. Le ultime cose che hai detto ti devo ringraziare veramente di cuore, perché mi hanno aperto l'anima e la mente a delle cose molto profonde che serverò dentro di me. Va bene? Sì. Ok, abbiamo finito, possiamo andare. Le condizioni sono. Allora, io mi sono preparato. Allora, cari cittadini, liberiamo una. L'Italia è ormai l'ultimo paese europeo che di notte chiude. Apriamolo, dando l'esempio da questo sud, che molti vorrebbero ancora più al buio. La notte, tra il 18 e il 19 agosto, Soveria Mannelli sarà spalancata a nome della vita.
e dell'insonne amministrazione, vi incalzo a stare in strada il più possibile. Molti negozi locali saranno aperti. Con i più resistenti saluteremo l'alba in piazza Bonini, cantando e ballando, ridendo e scherzando. E poi, come la notte vuole, cornetti caldi per tutti. Il grande spettacolo saremo noi. Apriremo il paracadute. Buon risveglio dal vostro Giordano Bruno Guerre, assessore alla provocazione culturale al dissolvimento dell'ovvio, SMOC, 13 agosto 1997. Con queste parole Giordano Bruno Guerre si rivolgeva ai suoi concittadini. Era un altro secolo, caro Giordano. Il mensile Grazia ha considerato l'anno 1997 il più figo degli anni 90 e ha scritto: il 1997 è stato un anno che per molti versi ha segnato una svolta a livello culturale, sotto tantissimi punti di vista, e dopo il quale il mondo non è stato più lo stesso. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, veniva girato Titanic, moriva la principessa Diana il 31 di agosto e Madre Teresa di Calcutta il 5 di settembre. Nel 1997 veniva inventato Google, Dario Fo conquistava il premio Nobel, veniva clonata la pecora Dolly, venivano attuati gli accordi di Schengen, il Presidente della Repubblica era Scalfaro, il Presidente del Consiglio Romano. Cosa è successo, caro Giordano, in questi 20 anni per la nostra vita, per la nostra comunità, per il nostro paese? In questi 20 anni siamo invecchiati, non so se più saggi o più folli, con minori energie fisiche alle quali però possiamo sopperire con maggiori energie di pensiero, se stimolati e il contesto lo favorisce e lo accoglie. In questi 20 anni abbiamo fatto cose importanti per la nostra vita, chi più, chi meno. Il secondo punto è che nella nostra comunità abbiamo sviluppato quelle sinergie e abbiamo raccolto i frutti di quello che abbiamo seminato poi nel secolo successivo. Diventammo il comune più informatizzato d'Italia nel 2003, diventammo il comune a maggiore tasso di sviluppo della Calabria, attestò lo Svimez, l'ANCI ci considerò uno dei 10 comuni d'Italia a maggiore vocazione alla globalizzazione. Nei 200 anni della nostra comunità nel 2007, sindaco anche allora Leonardo Sirianni, il comitato d'onore venne presieduto da Francesco Cossiga e in quell'anno ottenemmo il titolo di città. Ora, come tutti i comuni abbiamo difficoltà, però con una visione. Siamo stati ancora una volta un'eccezione, perché abbiamo messo in campo nell'amministrazione comunale le migliori energie della città, a cominciare dall'editore Lupettini, che è consigliere comunale di Soveria Vannelli, dopo aver rinunciato a essere candidato a presidente della Regione Calabria. A livello del nostro paese il declino politico, economico e culturale purtroppo è evidente e siamo invasi di immigrati, le istituzioni sono peggiorate, la criminalità purtroppo è più invadente e le ricadute ci sono state anche all'interno della nostra comunità. Ho conosciuto Giordano Bruno Guerra in Roma, in uno studio televisivo, nel 1995, dove ero stato invitato per in conseguenza delle giornate polmoniche. Allora non ne parlava nessuno del revival del sotto. In quello stesso anno sostenne la mia candidatura alle regionali, sottoscrivendo questa dichiarazione: la Calabria ha bisogno di uomini nuovi, chiediamo ai calabresi di votare alla regione per Mario Parigiuri. Firmò lui insieme a Vittorio Sgarbi, Oliviero Toscani, Giulio Tardo e Giuseppe Scarpino. Nel 1996 venne per la prima volta a Soveria Vannelli, partecipando alle manifestazioni dell'altro spazio. L'anno dopo divenne assessore al dissolvimento dell'ovvio. È ritornato poi 10 anni fa, nel 2007, in occasione del decennale della Notte Bianca, in occasione dei 200 anni del comune di Soveria Vannelli. La nostra comunità, caro Giordano, ti deve tanto.
per le tue provocazioni, per le tue intuizioni, per le tue suggestioni. I bollettini di guerra, questa edizione speciale che abbiamo, che il sindaco ha fatto ristampare per l'occasione, che ha dei testi straordinari. Tu hai fatto parlare i monumenti e i monumenti ancora parlano, perché le scritte che tu hai aggiunto sia al monumento dei caduti che alla colonna di Piazza Bonini ci sono ancora e ci resteranno. Le tue indicazioni per fare sorridere i cani, il monumento al cassonetto per indicare la via della bellezza, la presenza di grandi esponenti culturali come il grande Busi, e mi ricordo il tuo ultimo messaggio alla città, che quando definisti Soveria il paese che combatte i mulini a vento e se ne va. Tu avevi compreso l'energia e la creatività che era presente in questa comunità. Tu sei venuto sul posto e, come metaforicamente diceva Sarti, ti sei sporcato le mani, perché hai fatto l'amministratore locale e hai lasciato un segno, come tutte le cose vere, come tutte le cose autentiche. Hai fatto pure delle proposte, l'Istituto del Brigantaggio, l'Istituto Storico sul Fascismo. Hai proposto anche il gemellaggio con Alcalá de Henares, la città che ha dato i natali a Cervantes. Abbiamo intestato una strada, tanto per cominciare, ma ci siamo fermati là. Probabilmente l'idea, caro sindaco, dovremmo riprenderla. E cosa dirti, caro Giordano? Grazie è troppo poco. Non solo sei nei nostri cuori e nelle nostre vite, ma sei anche nello spirito del luogo della nostra comunità, dove risuonerà sempre nell'aria la voce del nostro indimenticabile assessore, che ci ricorda che la mente va aperta tutta, come quella che va aperta, e che i venti ci sono previsti.